molit ćemo za zdravlje duše. Neki radi Goričana. Gospodine Isuse. Signore Gesù. Nel današnjem evanđelju čitamo. Giro di oggi leggiamo. Kako ti dolaze bolesti. E te vengono i malati. E ti da diverse malattie. E tu li guarisci. Jedna žena dotiče tvoju haljinu. Donna tocca tu. I ozdravlja. E guarisci. Spašena. Salvata. Kako je lijepo. Gesù, come è bello sapere che tu anche stasera sei qui. Dolaziš među nas. Tu vieni in mezzo a noi. Prolaziš pored nas. Tu passi in mezzo a noi. E vuoi sentire le nostre suppliche, sentire le nostre preghiere, tutto quello che portiamo nel profondo del nostro essere. Gesù, come è bello sapere, stasera tu sei qui, perché tu vuoi consolarci. Perché vuoi guarire ciascuno di noi, che tu vuoi salvarci, liberarci. Perciò all'inizio di questa preghiera, ringraziarti Gesù, grazie, perché non ti stanchi con me. Se ne umaraš mene tra. Perché non ti stanchi a cercarmi. Perché non ti stanchi ad attirarmi con tuo amore e tua misericordia. Grazie Gesù per tuo amore. Tuo amore che non ha i limiti. Tuo amore che si dona per me. Gospodine Isu. Signore Gesù. Nel današnjem evanđelju čitamo. Nel Vangelo di oggi abbiamo letto che tu dici. Viera te tvoja spa. La tua fede ti è salvata. Sve je moguće onome tko vjeruje. Tutto è possibile a colui che crede. A moja je viera često tako slaba. Spesso la mia fede è così debole. Samog sebe pronalazim. Io mi trovo molto spesso tra coloro che deridono. Coloro che non credono che la tua potenza è la potenza della tua guarigione. Zato te sada molim da ojačaš. Adesso io ti prego, accresci la mia fede. E quello che io credo davvero si fa parte
della mia vita. Dopo snasi vire Per mezzo della potenza della fede, tutto quello che io pronuncio sia penetrato di speranza, che ogni mia opera sia penetrata di tuo amore. Della mia esistenza sia l'espressione della tua presenza e del tuo amore in questo mondo. Ancora una volta, Signore, voglio ringraziarti che anche stasera qui non sono per caso. Grazie, perché tu mi vuoi proprio in questo tempo, in questo mondo, mi vuoi proprio in questo posto. Grazie, perché proprio con me, così come sono, tu vuoi fare grandi cose. Tu vuoi continuare il tuo progetto d'amore e di salvezza per questo mondo. Ciò, Signore, io mi dono a te. Tutta mia vita io metto nelle tue mani, perché tu mi guidi e tu mi proteggi, che tu mi consacri. E adesso, avendo la vera fede in te e credendo nella tua onnipotenza, Gesù, vogliamo pregarti per la guarigione, per la guarigione di tutto quello che è malato, al corpo e all'anima. La guarigione di ogni ferita che è fonte del peccato. Gesù, in modo particolare ti preghiamo per la guarigione delle nostre relazioni, per la guarigione dall'egoismo, dalla gelosia, dalla superbia. Signore, la tua presenza può allontanare ogni male. Ciò ti prego, con la potenza della tua presenza, anche stasera tu riempi il mio essere e mi proteggi da ogni male. Manda il tuo spirito che riempia il mio cuore, perché scenda su di me e mi protegga, mi difenda, mi guida e mi ammonisca. Signore, alla fine ti prego per la guarigione della mia anima. Che con la potenza della tua misericordia tu purifichi tutto quello che è peccato nella mia vita.
che con la potenza della tua misericordia tu sciogli le catene di qualsiasi dipendenza, in modo particolare legame ai peccati mortali. Signore, ti prego per la guarigione da tutti quei peccati che sono presenti nella mia vita come un'abitudine, alle quali la mia coscienza non agisce più. Nella luce della tua presenza, Signore, aiutami a riconoscere ogni peccato. Alla fine, Signore, ti prego, riempimi di tuo amore e di tua forza, sì che io possa portare la croce di mia vita. E con la tua croce avvolgi anche la mia croce, con le tue ferite avvolgi tutte le mie ferite. Signore, aiutami a servirti con lealtà, che io possa essere tuo discepolo, possa essere tuo testimone in questo mondo. Tutti voi presenti qui, le vostre famiglie, tutti coloro per chi stasera avete pregato, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.